What the, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa alla fine con Atreus siamo riusciti a trovare prima il serpente del mondo che... non ci ha dato particolare aiuto, particolari informazioni, infatti è rimasto tutto un pochettino generico, cioè non abbiamo cavato assolutamente nulla. E poi siamo riusciti ad arrivare da Freya, la quale non ha accolto braccia aperte Atreus, ovviamente ragazzi a maggior ragione perché sappiamo tutti benissimo che Kratos ha ucciso suo figlio e quindi quello ormai è il suo chiodo fisso ragazzi. Fatto sta che Atreus ha cercato di convincerla a tornare ad essere una nostra alleata, gli ha praticamente raccontato tutte le cose di cui siamo venuti a conoscenza, ma lei alla fine ragazzi ci ha cacciati via, in pratica non ne ha voluto sapere nulla, per quanto comunque le informazioni che le abbiamo dato sembrava ragazzi l'avessero particolarmente incuriosita. E quindi niente, Sindri ci ha accompagnato e tra l'altro ci ha raccontato un segreto veramente assurdo riguardo Brock. Ci ha detto che praticamente Brock ragazzi in passato era morto e lui non si arrendeva al fatto di restare da solo e quindi era riuscito a recuperare soltanto 3 parti delle 4 della sua anima e non gliel'ha mai detto, quindi non ha mai confessato questo segreto a suo fratello. Quindi in ogni caso ragazzi adesso non ci resta che tornare a casa di Sindri e vedere che cosa succederà. Quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui, non ci resta che riprendere il passaggio fra i regni e tornare appunto a casa di Sindri. Odio arrivare a mani vuote. Dopo l'enorme fallimento con Tyr volevo solo... Frena piccolo Jotun. Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi, ma un fallimento. Lo hai salvato da un destino terribile, non è poco. Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto. Forse... ma mio padre non continuerà così per sempre. Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio. Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare. Appena arriviamo, coprirò le nostre tracce vicino al passaggio e andrò sul retro e tu comportati normalmente. Ma presto. Va bene, dobbiamo sperare davvero, ragazzi, che Kratos e gli altri perlomeno stiano ancora dormendo. Vediamo. Vado, ok. Sindri ci coprirà le spalle. Se siamo fortunati, ragazzi, non ci scoprirà. Non è il rischio a preoccuparmi. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto. Atreus, dove sei stato? A fare pipì. Spero che siate affamati. Ho una fame. Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù. Forte. Questa è una salsiccia? Certo, non lo vedi? Brock ha cucinato per tutti, che forza. Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Ah sì? Oh, ma allora, dove andiamo? Ad Alfheim, la casa degli elfi. Torniamo ad Alfheim. Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. Ah. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa? La custode del sapere? Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu...
No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi! Non scordatevi questa, vi ci porterà. Oh. Sapete cosa? Costruirò un tavolo più grande. Ce n'è di più per me. Ok. E quindi, ragazzi, ok. Tia, vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre è pronto. Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi, è il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Quella luce elfica è roba buona. Ok, cioè, sta situazione è bellissima, ragazzi. Cioè, comunque vedere questi personaggi riuniti attorno a un tavolo che mangiano, dunque, cioè, è una cosa familiare, diciamo. Oh. Mimir, ovvio. Gli ho chiesto come mi avevate trovato e lui mi ha parlato delle profezie segrete negli altari di Jotnar. Affascinante. E poi abbiamo fatto il punto su quali altari abbiamo visto. E tuo padre si è ricordato che quello di Groa è fuori dal Tempio della Luce. E visto che ora possiamo andare ad Alfheim, è stato subito chiaro come dovevamo procedere. Nemmeno bellissimo. Un passo falso per l'uomo più sapiente del mondo, anche se i piedi non li hai. Mi è sempre piaciuto parlare con te, sai? Già. Ed è bello vederti di nuovo libero, amico mio. Ok. E quindi, ragazzi, io penso di potermi alzare. Ok. Probabilmente se fossi rimasta seduta... Grazie anche a te, Brock. Questi vestiti sono meglio di quanto meriti. Puoi dirlo forte. E non sai cosa ho barattato con il padrone di casa per avere quel seme di Yggdrasil. Padrone? Non è il padrone di casa. Ok. Dicevo, se fossi rimasta seduta probabilmente sarebbero usciti altri spunti di conversazione. Una cosa, un dettaglio che mi è piaciuto veramente tanto, ragazzi. Quindi, cioè, Kratos anche sembra convinto di andare ad Alfheim a cercare informazioni. Cioè, questa non è una cosa negativa, ragazzi, nel senso che magari in testa non ha soltanto l'idea di trovare un altro rifugio e di nascondersi. C'è uno slot vuoto per gli accessori del tuo compagno. Seleziona il tuo compagno nel menu armatura per equipaggiarti con gli accessori. Vediamo allora. Ok, eccolo qua. Accessori. Scossa di assestamento sonica. Gli attacchi in mischia contro un nemico a cui sono stati inflitti danni sonici infliggono stordimento bonus. Perfetto. Molto interessante questa cosa qua. Vediamo un attimino, ragazzi, cosa riusciamo a recuperare dal forziere magico. Ti ringrazio. Perfetto, abbiamo raccolto 19 resti di bestia e per quanto riguarda i potenziamenti non credo di poter fare particolari potenziamenti attualmente, ragazzi. Allora, ragazzi, per quanto riguarda invece l'armatura busto, abbiamo i materiali necessari per poterla portare al livello 3 e quindi di aumentare di 10 la forza e di 7 la difesa, non è male. Direi di farlo, perfetto. E per ora va bene così, quindi non ci resta... Dietro di te! Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Che dirigerci verso il passaggio fra i regni. Fantastico. Kratos quindi non sospetta niente di quello che ha fatto Atreus. Vabbè, da un lato penso forse sia meglio così. Quindi... Scusatemi, signore! Vi dispiace se vi do una sbirciatina? Prometto che sarà breve. Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Ah. Questo profumo delizioso è ciò che penso. Scusate l'intrusione. È bellissimo! Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Ratatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Oh.
Ma hai detto bene, sono proprio Ratatosker. Quello che conosci come Ratatosker è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina, rivolete indietro il seme? Beh, è un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Quanto è carino, ragazzi! Cioè, non riesco a smettere di pensare che è troppo carino. Ok, quindi dobbiamo trovare semi di Yggdrasil per poter sbloccare nuove destinazioni. Ok. Ah, è per questo che a Mastro Brock serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti in vista. Ok. Le strade si dividono come rami di Yggdrasil. Alfheim ti attende con un viaggio lungo e difficile. I terreni di allenamento di Niflheim celano ricompense segrete. Potrebbero ancora esserci questioni in sospeso a Svartalfheim. Scegli con attenzione. Quindi possiamo praticamente decidere dove andare prima. A disposizione se avete questioni irrisolte con i nani. Okay. Tra tutti i luoghi, il seme che avete trovato sblocca Niflheim, un regno tanto antico quanto appiccicoso. Ho letto Niflheim, vabbè, Niflheim, quello che cavolo è, ragazzi, ma ovviamente noi seguiamo la rotta principale e quindi ci dirigeremo direttamente verso Alfheim. Oltre la porta di Alfheim ti attende un lungo viaggio. Intraprendi il viaggio appena pronto oppure esplora gli altri regni per prepararti. Quindi praticamente, vabbè, ti fa capire che se sei interessato principalmente alla storia principale stai andando incontro a una missione lunga. Se non vuoi affrontare prima la missione lunga puoi andare prima negli altri regni. Ok, sblocchiamo quindi Alfheim. Mentre viaggiamo potresti raccontarmi la storia della tua visita al regno degli elfi? Sì, certo. Come no? Alfheim è stato il nostro primo viaggio tra i regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. È vero, lo ricordo ancora. Non può lasciare Midgard. È terribile. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi? Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. E gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'arma. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora? E ora lo vedremo. Infatti sono curiosa di vedere, ragazzi, come si è evoluta la situazione in questo regno. Ricordo ancora che quando eravamo arrivati al centro del tempio, credo, si era creato tipo una specie di nido di elfi scuri. Era una cosa molto particolare. Eccoci qua. Il segreto di Groa. È appena iniziato, ragazzi. Da quanto tempo? Da qui non saprei dire dove si trovi il tempio, ma è lì che giace l'altare di Groa. Bene, lo troveremo sicuramente. Storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Raggiungi l'altare di Groa in cima al tempio, ragazzi. Graffito in territorio di elfi scuri vicino alla statua dei loro antenati, gli elfi antecedenti alla divisione tra chiari e scuri. E il messaggio significa cosa esattamente e per chi è? Forse gli elfi hanno visto la statua e l'hanno ignorata, oppure sono semplicemente più interessati a dominare la luce. E chi lo sa, chi lo sa. Comunque, bello, insomma, mi piace, ragazzi, che ci accompagni anche Tyr, comunque, un terzo elemento che può creare situazioni ancora interessanti. Sì, alla faccia del miglioramento. E quindi non è cambiato praticamente quasi niente. Davvero fantastico. Intanto raccogliamo questa cosa, ragazzi. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. Ah, caspita. No. Le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Caccia miseria. Colpito duramente, direi. Sì, sì. Andiamo, va. Ci passa Tyr qua in mezzo? Domanda super lecita. È passato da sotto. Sento qualcosa là fuori. Che cosa? È grosso. E soffre. È grosso e soffre. Quando parla così parla principalmente di animali. Di solito, ragazzi. Boh. Non lo
lo so. Il nostro obiettivo è il tempio, non il deserto. Eccolo, il tempio della luce. Ci dirigeremo al tempio, eccolo là. L'altare di Groa è in cima. Benissimo. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No, il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il fratello di Freya? Sì. Ah. Lui però è di una stoffa diversa. Ah, quindi Freya ha anche un fratello. Ok. Beh, se l'hanno nominato, forse in un modo o nell'altro, ragazzi, lo conosceremo essendo legato a Freya. C'è chi una barricata. Sa. Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Belle. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendida, vero? La pietra crepuscolare riflette il lancio dell'ascia. Lega una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Sì, è davvero bellissima, infatti. L'indicatore del riflesso cambia colore quando si trova in linea con un bersaglio. Oh, vediamo, ragazzi. Oh, vedi? Cambia colore. Ok, quindi... Caspiterina. Ah, aspetta, possiamo farla passare qua. Ah, vedete, nella ragazzi? Nella recinzione c'è un buco. Ok, sì, l'ho visto, figliolo. Quindi, del bersaglio, di regola, ragazzi, cambia il colore della linea. Vedete, qui è fucsia, qui è blu. Oh! Perfetto. Ah, non sapevo che potesse farlo. Che figata, bello, bello, interessante. Oh, oh caspita, oh caspiterina. Ma immagino quindi... che Tyr non ci aiuterà nei combattimenti. Occhio a quello che esplode! Oh cavolo. Beh, lui rifiuta ogni tipo di violenza a quanto pare, ragazzi. Quindi... oh, qua possiamo scendere. Aspetta un po', aspetta un po'. Che prendo sti pezzi d'argent. E di qua che cosa c'è? Passiamo un po'. Oh, salve, scusate. Mi sono venuto a disturbare. Alla tua casa, destra! Ma... oh cavolo. L'ho visto, oddio. Perfetto, c'è un super fox. Un altro poema di Kvasir. Ah, sono i collezionabili, ragazzi. 2 di 14. Vediamo cosa c'è qui dentro di così interessante. Attacco runico leggero. Un tiro di ascia tracciante che rimbalza tra i bersagli. Ottimo, attualmente abbiamo questo, ragazzi. Forma una massa di ghiaccio intorno al Leviatano e colpisce un bersaglio con forza incredibile. Questo ha più tempo di ricarica, ma fa più danno, ragazzi. Ma bisogna quindi mirare. E quindi penso che questo qua, ragazzi, per ora lo lascerò così com'è. Quindi credo proprio che possiamo tornare di sopra e proseguire quindi da questa parte. Il fratello di Freya, com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Ok. Beh, una cosa nobile, direi. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò. Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Dio, cos'è? Ecco. Basta, qua. Ti prego. Non è necessario. Ehi, ehi. Non abbiamo scelta. Regà, ci costringono. Che possiamo fare? Oh, premi due volte rapidamente L1 per interrompere un attacco. Perfetto. Oddio. Ouch. Abbiamo liberato noi la luce. Ma... non riusciamo a ragionare con loro, ragazzi. C'è poco da fare. Elfo chiaro, fatemi vedere un po'. La scoperta del lago delle anime segnò l'inizio di un grande scisma all'interno di Alfheim. Il pozzo di luce conteneva il potere della luce e gli elfi che passavano la loro vita crogiolandosi nel suo bagliore divennero ossessionati dal loro nuovo potere. Scoprirono nuovi modi per esprimersi tramite l'arte e le invenzioni. Fu un tempo di grande prosperità per mezza Alfheim. Quando il deserto vivente iniziò ad appassire, l'altra metà del regno decise che il costo del progresso era troppo alto, dando così inizio al violento ciclo di guerra che continua fino ad oggi. Tanto guarda, cioè, ci devono sempre essere guerre. Ok, sì, quindi possiamo usare lo scudo per fermare quei tipi di attacchi. Atreus, concentrati. Non è finita, non è finita. Ah, eccolo qua. Padre, dietro di te! Sì. Don't worry, che io so badare a me stesso. Che cavolo è successo? È rimasta sospesa a mezz'aria. Va bene. Che peccato.
Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista. Che dobbiamo fare? Cioè, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo far ammazzare? Io capisco quello che dice Tyr, però... Purtroppo ci dobbiamo difendere. Oddio. Ah, sono morti questi qua, ragazzi, questi elfi. Benissimo, allora, qua intanto incontriamo... uno di questi forzieri. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Vanheim. Ok, nuovo set di artefatti, ragazzi. Porcaccia miseriaccia quanti ce ne stanno, però. Sono veramente tantissimi. Un ciondolo per scacciare gli incubi, quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. Allora, ragazzi, ho provato a colpire quest'affare, ma credo che per ora non possiamo aprire questo forziere. Vi ricordate che ne avevamo trovato un altro in un'altra zona e Atreus aveva detto che non avevamo gli strumenti necessari, quindi temo di dover lasciare tutto così com'è e procedere, ragazzi. Che per ora abbiamo incontrato solo gli elfi chiari, ma quelli scuri... L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto tempo. Va bene, come proveremo entriamo? Comunque ad aprirlo. Prendi quella ruota e te lo mostro. Ok. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Ci padre, siamo, sì. Ora vai tu. Perfetto. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. Okay. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio. Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere. Ok, ma... per quanto ancora dobbiamo spingere? Così torna come era all'inizio, eh? Adesso funziona. Bravo, Atreus. Entriamo? Intelligente il ragazzo, intelligente. Non ci possiamo far niente. È bravo, è il mio figliolo, eh. Andiamo. Oddio, è vivo. Ah, una statua. Cosa ci fa la statua di un elfo scuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Ah. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Ok, e quindi poi si è creata questa, appunto, divisione. Ah, e niente, raga, perché si devono creare sempre macelli per la miseriaccia. Vediamo, allora, qua c'è una di quelle pietre bellissime, sbrilluccicanti. Luce solida, alcune cose non cambiano mai. Oh. Oh! La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile. Perfetto, va bene. Così possiamo comunque continuare. Sopra la porta c'è un cristallo di luce. Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Mimir, se sei qualcosa, parla! Coraggio! Allora... Oh, è la luce! Ah! Ah! Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già... È colpa del Fimbulwinter? Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del pozzo di luce è il lago delle anime? Sì. Dopo la creazione dei nove regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero sì, è quello che abbiamo letto un attimo fa, ragazzi. Wow, però è bellissimo sto posto, ragazzi. Cioè,
Continuo a dire, le ambientazioni sono qualcosa di spettacolare. Va bene, ma... Quindi dobbiamo raggiungere comunque ancora l'altare, ragazzi. Non ce ne dimentichiamo. Era in cima al tempio. Questo lo possiamo aprire? Siamo ad Alfheim, quindi ha una forma leggermente diversa. Pelle non conciata e pezzi d'argent. Allora, qua è niente. Dobbiamo riutilizzare la magica pietra per poter spaccare la... Ma non è che può rimbalzare da qualche parte? No. Per dover spaccare, ragazzi, questa pietra qua sopra che blocca la strada, che blocca la via. Ma come? Ah, perfetto. Ben fatto. Basta... Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. Basta trovare la posizione corretta, ragazzi. Bene, andiamo. Io, regà, fremo di curiosità. Voglio vedere che cosa vedremo una volta raggiunto l'altare di Groa. Adesso che siamo in compagnia di Tyr anche, eh. Io non vedo l'ora di arrivare, sinceramente. A proposito di elfi chiari, lasciategli parli di nuovo. Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. Non serve parlare. Mannaggia, Tyr. Brucia, è vero, brucia. Elfo chiaro a sinistra. Sì, un attimo, figliolo, che... Oh, allora. Una cosa, ragazzi, che sicuramente... Ecco, troppo lontano. Devo continuare a tenere a mente di cercare di parare il più possibile, ragazzi. Wow, si è colpito da solo. Fuori un altro, bellissimo decapitarli. Livello di bronzo completato, che significa? È uscita la scritta, ragazzi, ma non ho capito che cosa vuol dire. Vabbè, come non detto. Se è qualcosa di importante ce lo specificheranno di nuovo, ragazzi, questo sicuramente. Va bene. Strano, hanno attraversato i ponti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Sarebbe? Vabbè, lui è... Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua. Quindi, come avevamo immaginato, ragazzi, si rivelerà utile in ogni caso. Cioè, avrà un ruolo sicuramente di spicco, abbastanza di spicco in questa storia. Op. Ok, così sì. Adoro, che figata, ragazzi. Ste cose non le potevamo fare, nel primo. Quindi hanno aggiunto anche delle cose. È un attimo. Esatto. Bravo, figliolo, bravo. Certo. Vuoi vedere cosa c'è di utile, no? Quindi, dicevo, hanno aggiunto anche degli elementi al gameplay. Sempre bello vedere che si reinventano comunque. Procediamo. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni, sembra. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Tanto per cambiare. Stazione è sempre migliorare, ragazzi. Assolutamente sì. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Oh, qua possiamo salire, ragazzi. Altra pietra crepuscolare. La vedo, figliolo, per questo che sono salita qua. Vediamo un po', ragazzi. Intanto prendiamo altre questo. Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Ne abbiamo trovato un altro, ragazzi. Top. E intanto, ok. Altri elfi chiari. Arrivo. Forse non è una buona idea. Credo di no. Perché lui vuole usare la forza delle parole. Ehi là, amici, salve. Non vogliamo farvi del male. Sfera volante dell'elfo che lancia. Ok. Indietro. Perfetto. Quindi possiamo annullare il lancio. Ecco qua, Vai, figliolo. Vai, figliolo. Ehi, non esitare. E che cavolo, è già la seconda volta che. Aia. È già la seconda volta, ragazzi, che spreco l'attacco runico.
con l'ascia. Sono troppo veloci sti maledetti, per i miei gusti. È volato di sotto. Bravo figliolo, bloccalo, bloccalo. Ehi, ti mancava pochissimo. Ok. Potenza inarrestabile, ragazzi. Sfruttiamola. Comunque è vero che i nemici sono più ostici, ragazzi, nonostante, è vero, non sto giocando proprio a facile, però comunque. Aspetta. Ok, meglio bloccarla sul nascere sta roba. Ok. Ne manca ancora uno, vero? Oh, perfetto. Almeno ci ho provato. So perché combattono. Gli elfi scuri vogliono che le anime nella luce vengano lasciate in pace. Quelli chiari vogliono sfruttarle ancora. Sì, è esattamente così. Allora, chi ha ragione? Non è così semplice. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Kratos l'ha sempre detto, non so, faracci nostri, in effetti mica c'ha tutti i torti. Continuiamo a salire, salirò a la pietra, come la distruggo? Fortificazioni. Già, non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. Ok, allora qua sotto c'è qualcosa, vediamo un po'. Aspetta, forse così è troppo in basso, così è giusto. Possiamo girarla sta roba. Non è così facile mirare da qua, ragazzi, così di sguincio e... Ok, gli ho fatto fare l'altro giro, ragazzi, perché... ma manco così. Ah, ok, perfetto, allora è giusto così. Eccellente. Fantastico. Ora possiamo proseguire. Sì. Eccellente. Un ottimo lavoro. Possiamo andare avanti. E gli incubi. Aia, porcaccia miseriaccia. Mi investono con la loro puzza. Ma quanti cavoli sono? Ragazzi, colpitelo. Fai qualcosa pure tu, figliolo. Oh, porca miseria. Cioè, mi hanno fatto più male sti due incubi puzzolenti che tutti gli elfi che abbiamo incontrato fino ad ora. Man se può. Che fine ha fatto Kvasir? Fatto a pezzi dal suo pubblico. Beh, da uno in particolare. Thor. Ah, tanto per cambiare. Gira e rigira, Thor c'entra sempre nelle varie storie. E non per cose positive. Mannaggia. Lascio fare. Terribile. Ehi. Aia. Sì, lo so. Premi due volte rapidamente L1. Lo so. Dietro di te. Mi ha colto abbastanza alla sprovvista, ragazzi. Ok. Sto per morire. E infatti Mimir l'aveva detto, ragazzi, che più avanti avremmo trovato nemici ancora più pericolosi. E infatti non aveva tutti i torti. Mannaggia. Stordiscilo, figliolo. Intanto mi prendo questa. Meglio non stargli vicino quando sferrano sti attacchi. Ecco fatto. Decapité. Quanta violenza. Evviva. Ci vediamo dall'altra parte. Vai, amico, vai. Intanto mi guardo intorno, vedo se c'è qualcosa di utile qua. Possiamo sbloccare questa strada e quindi possiamo procedere. Salta bene. Salta bene e salta lontano. Wow. Possiamo saltare, ragazzi, da una parte all'altra. Ok, vedete? Opla. Salinon. Ui. Ho capito. Sì.
Esatto. Ci sta arrivando. Ah. Non ho mai visto gli elfi chiari avere così tanto controllo del tempio. Credo sia colpa nostra. Deve esserci un nuovo guardiano del tempio, la controparte di Svartagliofur. Il re degli elfi scuri. Ora anche lui è nella luce. Io stavo intanto cercando di capire, ragazzi, a cosa devo fare. Ah, allora, qua vabbè, dobbiamo usare questo riflesso per distruggere sta roba. In effetti prima ho visto che c'era un'altra cassa. Come usarlo sto coso? One eternity later. Allora, ragazzi, da quella parte c'è della pietra crepuscolare. Da quella parte, ragazzi, dove facevamo oscillare quella roba era per accedere a quel forziere. Io sinceramente vi dirò, ragazzi, ci ho provato ma non sono riuscita a capire in che modo riuscire ad aprire. Quindi sono venuta direttamente di qua. Rifletti i colpi dell'ascia sulla pietra crepuscolare per far ma dai, ma poraccio, c'era lì che si faceva gli affaracci suoi. Possiamo proseguire di qua. Proseguiremo di qua, allora, come dici tu, amico. Ci avviciniamo sempre di più all'altare di Groa. Arrivano. Fate ciò che dovete. Certo. Spera di luce, lanciale l'arma. Sì, sì, ecco, ecco. Ok, perfetto, perfetto. Wow. Possiamo usarla a nostro vantaggio, ragazzi, per stordirli praticamente subito. Top, adoro. Così è molto più immediato farli fuori, ragazzi, eh. Ecco fatto, perfetto. Ok, c'è qualcun altro? No. Chissà come creano questi ponti di luce. Guardate questa statua, questi cristalli. Li ho visti anche addosso agli elfi. E che ci facciamo allora con questa statua? La buttiamo giù? Oh, cavolo. Wow, robetta da niente, si direbbe. I cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari li indossano. Intelligente. Ci siamo quasi. Permetti? Certo. Grazie, amico, mi risparmi una fatica perché già mi stavo Inizio chiedendo. Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra poco vedremo rompere anche i vasi. Tipo noi, tipo noi. Sì, 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 continuiamo, certo. Oh, regà, sembra che ci avviciniamo, beh, però qua siamo sempre avvicinando. Lì, vedete? Vedi. Lassù? Era quello che stavo sembra per dire. Sembra anche più alto da qui. Non riesco a credere che fosse tutto qua giù. Ammappete. Pazzesco, tutto così pazzesco, ragazzi. Aspettate un attimo. Qua però posso colpire qualcosa. Che cosa? Ah, questa. Figliolo, fa saltare. Ok, queste sono, regà, è per ovviamente per aprire quel forziere là. Però bisogna vedere dove sono le altre due. Qua sotto c'è un mega forziere. Lo apro tipo subito. Ok. Un'altra robetta dai vasi, un po' di pezzi d'argento. Torniamo di sopra. Allora, quindi una delle campane è qua e va benissimo. L'altra è appena sopra il forziere. Ehi, esattamente. Figliolo, aspetta un attimino. Come sempre cerco di fare cose, ragazzi, ma non mi riesce. Cioè, non la vedo la terza. Chissà dove caspiterina l'hanno messa. Magari un pelino più avanti. Ah, eccola qua, perfetto, ragazzi. Uno, due. Perché insistono con queste prove frustranti? Dovresti saperlo meglio di noi. Non ricordo l'ultima volta che ho domanda fatto lecita e non mi interessa. Scusa, l'ho colpito. Niente, non me l'ha fatto valere, ragazzi. Farò così, guarda. Due e tre. Adesso sì. Ah, niente, sta N non va. Ecco, niente, non faccio mai il tempo, ragazzi. Cioè, è assurdo, dai, ma di che stiamo parlando, dai. Uno, due e dannazione. Pietra crepuscolare. Tre. Oh, che cavolo. Ma questo è così complicato. Certo che non lo è. Per una volta che è una cosa abbastanza semplice. Rabbia massima aumentata, ragazzi. Abbiamo raccolto abbastanza corni di idromele sanguigno. Perfetto. Ci piace. Da notare che a vita sono messa tipo malissimo, ragazzi. Va bene. Direi che possiamo tranquillamente procedere. Perché sennò veramente a st'altare di Groa non ci arriviamo siamo. Tipo mai.
Salve, salve a tutti, salve. Oh, ecco, niente, volevo fare una cosa magica e ho fatto una stronzata, ragazzi. Niente, raga. Cioè, prima ha funzionato tipo benissimo. Ok, stordito. Datemi della vita. Aia, tu puta madre. Oh. Male, malissimo, ragazzi. Male, malissimo. Ai. E niente, usiamo la pietra della resurrection. Anche se, raga, no comment, direi. E niente, continuo a non usare lo scudo. A sinistra. Ecco qua, finalmente, vedete? Mi deve venire un po' più naturale, ragazzi, perché se no mi sa che veramente non arrivo mai da nessuna parte, eh? Guarda. Facciamo così, che è molto più bello, eh? Sì. È molto più bello, molto più spassoso. E dai. Sì, la vedo. Sì. Ecco, aspetta. Oh, ehi. Che sono? Niente, continuo a colpire per sordirli, ragazzi. Fantastico. No, pure gli incubi no, però, eh. Terribile, ragazzi. Veramente terribile. Ok, gemma vitale. Ehi. No, non ci provare. Ehi. Quella se la tenga, grazie. L'ultimo. Ok. Facciamo così con l'ultimo, guarda. Boom, bitch. E vai. Ok. Mamma mia, raga. Ce l'ho fatta per il rotto della cuffia. Pezzi d'argento. Male. Allora, lì c'è un corvo di Odino. Non ricordavo così luminoso. Quanto siamo distanti dal corvo di Odino? Abbastanza. Lo colpisco, però. Da qui si... Ma guardate, l'infamone! Si è spostato all'ultimo. Perfetto. Va bene, direi che possiamo procedere, ragazzi. Vediamo un pochettino, Contiamo un po' tutto. Meno male che ho recuperato un pochettino di vita, ragazzi. Ero messa proprio male. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. L'angolazione non va bene. Vorrà dire, ecco, che faremo così. Faremo crollare le statue, se è possibile. Allora, questa qua, ragazzi, siamo riusciti a spostarla. Ah, possiamo farla cadere, credo. Cioè, perlomeno spostarla dall'altra parte. Ok, così adesso possiamo salire, rompere questi vasi e vedere un pochettino da quassù com'è diversa la situa. Ok, altri pezzi di argento. Qua ovviamente l'apertura è sbarrata, quindi temo che da questa angolazione neanche andrà bene. Ovviamente no, ragazzi, un cavolo. Vediamo un po', da qui possiamo saltare e arrivare dall'altra parte. Sì, ho visto, figliolo. Ci sono arrivata, per fortuna. Quindi apriamo la strada qua e spostiamo la statua. Ah, perfetto. Ottimo, adesso sia. Oh, possiamo romperlo questo? Aspetta un po'. Fantastico. Ah, possiamo rompere anche dall'altra parte, però dobbiamo spostare, ragazzi. Ok, facciamo lo stesso. Lo scudo si è mosso, sì, ma... vedete, mo non posso colpirlo da qua. Apriamo questo. Pezzi di argento. E adesso come colpisco sta roba? Ah! Con lo stesso scudo. Perfetto, quindi adesso di nuovo. Fantastico! Adesso dovrebbe essere utilizzabile, ragazzi. Vediamo un po', Perfetto, l'angolazione è giusta? Un cavolo. È giusta un par de palle l'angolazione, ragazzi. Forse possiamo colpirlo da un'altra angolazione ancora? Qui l'ultima volta abbiamo ucciso il re degli elfi scuri. Un peccato. Mi chiedevo cosa fosse successo a Spartaliafer. Abbiamo dovuto. Ma quando è morto ci ha detto che stavamo dalla parte sbagliata. Capisco. Ok, ragazzi, bastava spostarsi un pochettino più in alto. Ottimo per fare lavoro. Questo di qua. Fantastico, quindi siamo adesso qua. Si può scendere e si può procedere, ovviamente. Vediamo.
cosa c'è dietro questa porta. Siamo all'esterno, che figata. Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Atreus? Sì, mi sembra. Forse è solo la tempesta. Indaghiamo. Abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente. Beh, se Atreus ha sentito qualcosa, ragazzi, significa che c'è qualcosa. Allora, ragazzi, per oggi purtroppo ho finito il tempo a mia disposizione per registrare, quindi temo che dovremo fermarci qui. Effettivamente non è successo praticamente nulla di particolarmente interessante, perché ora non ci resta, ragazzi, che arrivare chiaramente a questo altare di Groa per vedere se riusciamo a scoprire qualcos'altro, a maggior ragione con la presenza di Tyr. La curiosità comunque è tanta, perché voglio vedere dove va a parare alla fine tutto questo, perché Freya in qualche modo, ragazzi, sicuramente riprenderà parte della storia, ne sono sicuro, in un modo o nell'altro, e anche Tyr comunque avrà il suo ruolo, più gli altri. Cioè, quindi il fatto che Sindri ci abbia rivelato il segreto di Brock, anche quello dovrà significare qualcosa, ragazzi. Quindi staremo a vedere la prossima volta. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!